Le scuole sono finite e Mario, 10 anni da compiere il prossimo luglio, chiede ai genitori di andare a giocare al parco. Si avvicinano alcuni ragazzi e gli offrono una bottiglietta di tè. Una volta a casa si sente male, si accascia a terra in preda a convulsioni. Interviene il 118 in terapia intensiva, gli salvano la vita. Gli esami rivelano che ha ingerito metadone, un oppioide sintetico usato per curare i tossicodipendenti. Il nome del bambino è di fantasia, ma i fatti sono realmente accaduti ieri a Monreale, nel Palermitano. E a raccontarli sono stati i genitori del piccolo, che è ancora in terapia intensiva, ma che sarebbe fuori pericolo. Spetterà adesso agli inquirenti capire chi siano questi ragazzi o se esista un'altra versione di questa inquietante vicenda che rievoca il dramma di 2 estati fa. 2 quindicenni di Terni ritrovati morti in casa dalle madri, 2 bravi ragazzi, compagni di scuola, stroncati da una dose di metadone. La tragedia avrebbe potuto ripetersi e questa volta su un bimbo di nemmeno 10 anni. Com'è possibile che la droga finisca in mano ad un bambino? Che sostanze stupefacenti circolino tra ragazzini di 15 anni? Purtroppo i dati forniti oggi dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga confermano che il fenomeno dello spaccio è in forte ripresa anche grazie ad internet. I sequestri nel 2021 sono balzati a 91 tonnellate dalle 59 del 2020, anno della pandemia. Un dato tra tutti che deve far riflettere: le 20 tonnellate di cocaina che costituiscono sequestri record per il nostro paese, e ancor di più il dato del 66% di questi sequestri nel porto di Gioia Tauro. Dunque, cocaina soprattutto, ma anche cannabis e marijuana, e poi droghe sintetiche che si presentano sotto forma di caramelle o si mescolano ai liquidi. Sono i famigerati GBL e GHB, le cosiddette droghe dello stupro, i cui sequestri sono addirittura triplicati, spia di un fenomeno preoccupante che le cronache recenti hanno raccontato in altrettante vicende di ragazze stordite e violentate. Fare allarmismo non serve, serve però monitorare i ragazzi, parlare con i nostri figli ed informarli, prendendo coscienza del fatto che gli spacciatori puntano ad intercettare i più fragili, i più esposti, adolescenti e ragazzini, utilizzando anche l'inganno.